Ciao a tutti e bentornati. Continuiamo la nostra playlist dedicata al Mancini Diesel. Il pezzo di oggi, come al solito, lascio la nomenclatura tedesca per Gassenflanz. Diamo l'ok. Lascio la nomenclatura tedesca perché quando provo a tradurre escono delle cose veramente ridicole, quindi accontentiamoci. Allora spostiamoci sul piano XY e andiamo a realizzarci un rettangolo su centro e andiamo a quotarcelo ed avremo le dimensioni saranno 24x24. Ok, e andiamo ad estrudercelo. Sto pensando se può servire la simmetria, ma non mi pare che il nostro disegno abbia problemi di simmetria, quindi facciamolo di 13,2 direttamente, senza porci il problema. Anzi no, facciamolo di 13,2 diviso 2, perché se non mi sbaglio i fori dovrebbero trovarsi a metà, e quindi con estensione specchiata e diamolo ok. Spostiamoci adesso su questa faccia e andiamo a disegnarci un altro rettangolo. Sempre facciamo un foro con un rettangolo sul centro. Andiamo ad imporre che questi due elementi siano coincidenti. Per quanto riguarda le dimensioni, è un dato che manca. Allora, per adesso facciamolo di, diciamo, 10. No, ma 10 è corretto, va benissimo 10. Ok, spostiamoci nello spazio. E penso che lo si possa estrudere di all'incirca 5 mm. Sì, per adesso lasciamolo di 5 mm. Ok, adesso ci spostiamo su questa faccia. Anzi, no, la foratura la facciamo in un secondo tempo. Ci conviene prima realizzare gli attacchi su questa faccia. Quindi ci spostiamo su questa faccia. E andiamo a realizzare un foro. Ok. Andiamo a fare un foro cieco. Anzi, scegliamo direttamente fino alla superficie e come superficie limite scegliamo il piano verticale YZ. Dovrà essere di tipo filettato. La filettatura dovrà essere una metrica a passo grosso e utilizzeremo una M2. Profondità della filettatura per adesso incrementiamola finché è possibile, perché poi dovremo comunque forare questo elemento. 15. L'importante è che supera elemento di riferimento, questi dovrebbero essere sufficienti, in caso ne incrementiamo in seguito. Basta, non mi serve aggiungere nient'altro, lo andiamo a posizionare. Per quanto riguarda il posizionamento, il punto dovrà trovarsi su questo piano, quindi condizione di coincidenza tra questi due elementi. Ok, e per quanto riguarda il posizionamento, quindi la distanza del punto da questo spigolo dovrà essere di 7,5 mm. Ok. E ok. Ok, quindi ho superato il valore della profondità totale, dobbiamo realizzare la filettatura, dovrà essere al massimo di 12 mm. Ok. Che è la profondità a cui abbiamo deciso di effettuare la distanza limite proprio dal piano che abbiamo usato come riferimento. E adesso prendiamo il nostro foro, selezioniamocelo, andiamo a realizzare una matrice rettangolare con gli elementi che dovranno trovarsi ad una distanza di 9 mm l'uno dall'altro. L'elemento di riferimento sceglieremo questo spigolo, ad esempio, e diamo l'ok. Allora adesso ci conviene innanzitutto
cambiare la modalità di visualizzazione del nostro sistema utilizzando l'ombreggiatura con spigoli e spigoli nascosti e ci spostiamo sulla faccia superiore. Sulla faccia superiore andiamo a realizzarci una circonferenza. E la circonferenza dovrà avere un diametro di 16 mm. Adesso abbiamo bisogno di due rette parallele e le rette parallele le dobbiamo disegnare nella direzione opposta alla foratura che abbiamo effettuato. Quindi ne disegniamo una e andiamo a richiamarci il comando specchio, ce la specchiamo e le andiamo a posizionare l'una dall'altra ad una distanza di 14 mm. 14 e adesso richiamiamo il comando arco e ci disegniamo un arco che parte da questo punto e arrivi a questo con l'arco che avrà un raggio di 20, no, 10. Sì, 10. Adesso richiamiamo il comando relimita, rilimitazione rapida e andiamo ad eliminare questo e questo e questo. Ci spostiamo nello spazio, richiamiamo il comando tasca e lo facciamo fino alla superficie e selezioniamo come superficie questa. E ok. Quindi assicuratevi di aver forato dalla parte opposta i due fori. E ci spostiamo adesso sulla stessa superficie. Allora in questo caso abbiamo bisogno di un... Possiamo utilizzare un rettangolo su centro, imponendo che questa distanza sia uguale a 14, che il centro si trovi sull'asse orizzontale, quindi condizione di coincidenza, ok. E quello che ci interessa. Quindi possiamo fare in modo che questo elemento sia coincidente con questo spigolo, condizione di coincidenza, e che questo elemento sia coincidente con l'asse verticale. Selezioniamoceli separatamente, quindi condizione di coincidenza tra questi due elementi, ok. Possiamo richiamare adesso il comando tasca. E la tasca dovrà essere di 3,8 mm. Non fino alla superficie, ma quindi di tipo quota. E la profondità di 3,8 mm. E ok. E ci resta da forare questa superficie. Il foro su questa superficie dovrà essere innanzitutto di tipo filettato. La filettatura dovrà essere una M8. La profondità della filettatura, l'importante è che quindi vada oltre, che ci fori tutta questo lato, ok, basta così, quindi è l'unica cosa che ci rimane da fissare, non andiamo a posizionare il nostro foro, quindi faremo in modo che sia coincidente con l'origine. Quindi avrà una condizione di coincidenza con l'asse orizzontale e con una condizione di coincidenza con l'asse verticale. Ok, ci spostiamo nello spazio e diamo ok. Foro filettato M8 passante. Ok. Andiamo ad effettuare adesso uno smusso su questi quattro elementi. 1, 2. 3 e 4 e lo smusso sarà di 0,5 per 45. Anteprima e ok. Perfetto. Allora andiamo a nasconderci i piani principali, non dovrebbero servirci, quindi nascondi, visualizza e salviamo. Allora apriamoci il prodotto e andiamo ad importarci
l'elemento appena realizzato, quindi in prodotto, apri. Andiamo a movimentarcelo e lo spostiamo in direzione orizzontale. Ok. Allora, le condizioni che dovremo imporre saranno quindi la condizione di coincidenza tra la circonferenza e prenderemo in considerazione la circonferenza esterna, questa con questa. E poi andiamo ad imporre una condizione innanzitutto aggiorno un attimo, allora ce lo spostiamo verso l'alto, quindi lungo l'asse delle z, ok, andiamo ad imporre una condizione di. Possiamo utilizzare diversi tipi di vincoli. Possiamo, ad esempio, vedere in che modo operare con un vincolo angolare e quindi andare ad imporre che l'angolo esistente tra questo e questo sia nullo. E aggiorniamo per posizionarlo proprio in maniera corretta. Allora, non lo faccio aderire alla curva geoide, quindi quello che faccio è semplicemente spostarlo. Lo sposto un po' verso l'alto e andremo ad effettuare il montaggio dell'intero elemento soltanto alla fine. Intanto li posizioniamo in maniera corretta, diciamo che è l'unico vincolo che ci rimane da applicare, il vincolo di contatto tra i due elementi. Lo faremo semplicemente perché poi vogliamo vedere in che modo andiamo a posizionare, soprattutto l'albero, biella e così via, tutti gli altri componenti. E ok, e salviamo. Anche per oggi abbiamo finito. Iscrivetevi, commentate, ci vediamo alla prossima.